Certamente è un momento di tristezza infinita, ma allo stesso tempo di orgoglio di una comunità nel suo insieme sana. Lei ci tiene molto, diciamo, a fare un distinguo, no? Cioè, tra la parte sana, il bello, il ripartire. Le indagini ovviamente invece puntano più su chi ha aiutato questa persona a nascondersi. Come si fanno a convivere queste due parti? Ecco, noi siamo una comunità orgogliosa della nostra storia, è un tessuto sociale sano perché è ricco di tante associazioni di volontariato, di cultura, il mondo della scuola, il mondo delle professioni, il mondo dei lavoratori, i nostri lavoratori dei campi, ed è lì che bisogna ripartire, ripartire da questa speranza nuova. Si parla di silenzio, no? Il silenzio fa male, può far male. Ma certamente, se intendiamo il silenzio da quei tipi di ambiente, il silenzio ovviamente c'è, altrimenti non potevano, se le responsabilità sono confermate, diciamo, coprire la latitanza. Senta, la Chiesa può aiutare in questo momento? Può essere un veicolo, un messaggio? Penso che può essere un messaggio per guardare al meglio nella vita, al bello. Ecco, educare al bello, la cultura della cura, come ci dice Papa Francesco, la cura della casa comune, facciamo dei progettini qui in parrocchia prendendoci cura di un orto sociale e questi prodotti poi li regaliamo alla Caritas. Lei dice ripartiamo, è una comunità che lavora, deve partire dal lavoro, il lavoro però è anche una delle armi della mafia, no? Dare lavoro, distribuire lavoro, aiutare le persone. Ma io credo che il lavoro è appunto un valore assoluto su cui si basa la nostra Costituzione e deve venire dalle file sane della società. La sua comunità in questi giorni è venuta a parlare con lei, a dare un po' le proprie impressioni. In fondo, diciamo, è una comunità che in parte non se lo aspettava e qualcuno invece lo sapeva. Le impressioni sono state quelle di una sorpresa, che è appunto nel senso negativo, ma siccome è stato sempre bravo a camuffarsi, ecco, nessuno si poteva immaginare però fino a questo punto. Con l'arresto di Messina Denaro si può voltare pagina? Io credo che bisogna voltare pagina.